Allora, no, due cose bisogna dire, due, se non tre, sono terza, non me le ricordo già più. Per chiarire le idee, no, su queste differenze. Allora, in Modern Money Theory, quest'idea che la banca centrale crea il denaro è falsa, e secondo me è falsa. Non capisco come voi possiate. Can you translate? L'idea che la creazione del denaro possa andare da banca centrale verso il tesoro è falsa, non capisco come voi potete pensare che questo può succedere. Le banche centrali funzionano emettendo liquidità in cambio di assets, non ne possono fare delle carriole di liquidità in cambio di niente. Allora uno si deve fare la domanda: questi assets chi li ha creati? La banca centrale? No. Qualcuno deve averli creati prima dell'esistenza dell'emissione di denaro della banca centrale. Per cui, quando la banca centrale crea questo denaro, è un denaro che in realtà è già, perché è scambiato con assets, con un valore, è già qualcosa che è scambiato con qualcosa che è creato invece qua, dallo Stato, per primo. Assolutamente questo è il funzionamento. Nella realtà la banca centrale ha solamente una funzione di monetizzazione di una ricchezza che è chiamata astrattamente denaro, che è creata unicamente e per primo sempre e solo dalla spesa dello Stato. Non può essere creata dalla banca centrale, cioè mi sembra incomprensibile sostenere che la banca centrale è in cima alla piramide di creazione del denaro. Questo è falso proprio dal punto Da un punto di vista, come non c'è differenza? Da un punto di vista contabile, la banca centrale da sola non può fare niente. Scusa, non facciamo. Aspetta. E la seconda cosa da chiarire, invece, su quello che aveva detto Alain ieri, è che non, di nuovo non comprendo come i circuitisti non tengano in considerazione che la creazione di denaro dalle banche, in quello che poi diventa tutto il circuito che loro descrivono, è una creazione di denaro che acquisisce valore unicamente nel momento in cui il rientro nel denaro, del denaro emesso dalle banche dentro il sistema bancario è garantito dal HPM, dal High Powered Money, cioè è garantito nelle riserve bancarie da denaro che viene dallo Stato sovrano, ovviamente proprietario della moneta sovrana. Le banche fanno clearing, cioè regolano i conti del denaro che hanno emesso, dato alle imprese, le imprese pagano gli stipendi, i lavoratori spendono, eccetera, il denaro rientra nelle banche, ma questo rientro del denaro delle banche non è semplicemente una cosa astratta di un più e di un meno che si cancellano. Il rientro del denaro nelle banche è il rientro operato attraverso la riserva bancaria che è creata dall'emissione del denaro inventato dallo Stato. Ok, allora, questo per chiarire più semplicemente possibile. Se poi vogliamo entrare nel dettaglio di come lo Stato sovrano riesce a creare, esempio gli Stati Uniti, ma così anche per la Gran Bretagna, per il Giappone, eccetera, riesce a creare il proprio denaro, è un esempio un po' complesso. E qui è il discorso delle special depositories americane, di come il sistema americano, che poi è copiato in Giappone e in Inghilterra, riesce a creare il denaro mettendo questi bond fittizi attraverso le special depositories, che poi appunto finiscono dentro la banca centrale e che monetizza e quindi crea poi il dollaro, lo yen, la sterlina che noi vediamo fisicamente. No, questo è un percorso molto complesso. Ecco, solo per chiarire questi due punti. Il terzo punto della Sicilia è why not? Se la Sicilia riesce a crearsi una banca centrale, a mettere il proprio denaro e a far pagare le tasse nel proprio denaro, non credo che avrebbe nessun problema di sostenibilità, soprattutto della spesa interna, perché ridiventa un modello monetario sovrano dove chi emette il denaro, cioè il tesoro assieme alla banca centrale, può pagare qualsiasi produzione e occupazione interna. Poi semmai il problema della Sicilia sarebbe il problema dell'export, ma comunque questo. Ok, detto questo, per chiarire, non apriamo adesso il dibattito perché l'una era solo per chiarire per i miei MMTers qua, ci ritroviamo alle 3, attenzione, non alle 3:30 perché sennò i tempi sono molto stretti e propongo di continuare con Alan.
per non più di una mezz'ora 40 minuti sul circuitismo, ma facciamo invece in questo modo: non facciamo parlare Alain come una presentazione, facciamo che voi gli fate le domande, no, su quello che volete chiarire nelle differenze tra circuitismo e MMT, domande brevi, risposte di Alain brevi, sì, ciao, quick answers, okay. E dopo facciamo gli austriaci, perché noi siamo bombardati e tutti oggi in economia sono bombardati da sta storia degli austriaci, quindi copriamo gli austriaci, ok, e l'ultima pillolina che faccio io di economia. Ci vediamo alle 3.